Siamo alla mostra con Angelo Pantaleo e Giuseppe Marrone. Allora, volete spiegarci come mai vi è venuta l'idea di realizzare appunto questa mostra con tutte queste opere? So che sono presenti 11 artisti. Magnifica Presenza nasce dal desiderio di mantenere vivo questo spazio culturale e di tenere presente ben chiaro quello che è il bisogno di relazionarci al cammino della vita con quello che è il cammino dell'arte, quindi fare memoria di quelli che sono i nostri ricordi, di quelle che sono le nostre emozioni, e relazionarci e confrontarci con cioè l'opportunità per 11 artisti di confrontarsi con quello che è un tema affrontato attraverso la linea iconica, attraverso la linea iconica, e quindi parlare di quelle che sono le presenze e sentirsi in qualche modo parte integrante di un'entità che è unica, che è quella della vita, quindi il bisogno di camminare e valorizzare la vita con quelli che sono le persone, gli affetti e dare significato a quella che è la qualità delle nostre relazioni. E ognuno e tutti gli artisti l'hanno fatto in maniera comunque unica, personale, portandoci poi a riflettere su quello che è il senso più vero dell'arte, con quelli che sono i linguaggi dell'arte contemporanea oggi, anche qui a Foggia. Benissimo. Valorizzare la vita, il senso dell'arte, Angela ha già detto più o meno tutto quello che chiunque si accosti all'arte debba tenere presente. Presenza è un termine forte perché ripercorre attraverso una collettiva un indirizzo di scelta estetico che mira soprattutto alla ricercatezza di che cosa? Di quello che è il senso profondo dell'arte, che è il vissuto, cioè l'esperienza. L'arte nasce e cresce attraverso l'esperienza, attraverso ciò che anche Angela ha scritto poi nel testo che accompagna la mostra, cioè che non esiste un vissuto estetico che sia privo di un qualunque tipo di percorso di presenza, qualunque esso sia, che sia ricordo, che sia emozione o che sia percorso mentale.